Dentro i protagonisti di Sampdoria Como, anticipo delle 12.30 della terza giornata di Serie A femminile eBay. Pur essendo una giocatrice di piede forte destro. Occhio all'incursione di Skombarkova che arriva al limite. Appoggia la conclusione! Un gol fantastico quello del Como. Ancora con Giulia Karlernas. E quando vede la Samp sente tantissimo la porta. 1-0 dopo appena due minuti. Giulia Karlernas, pallone ben lavorato da Skombarkova. E poi destro e sinistro. Primo gol stagionale per la svedese ed è un gol davvero bello. Ora prova a uscire calpestando la linea laterale di destra. La Samp con Giordano, deve rientrare su di lei Lundorf. Giordano è brava a resistere, rimane in piedi, va sul sinistro, traversa di Michela Giordano che ha sfiorato quello che sarebbe stato un super gol perché è stata bravissima anche a reggere al contrasto. L'arbitro aveva dato il vantaggio consentendo a Giordano di andare a calciare. E poi... la rimessa in zona d'attacco è affidata a Lundorf. Sevenius si gira sul piede perno e mette una gran palla dentro e il Como finisce praticamente in porta un'altra volta con il primo gol italiano di Dominika Skombarkova. Ha fatto un movimento eccellente Sevenius qui, dando la possibilità alle compagne di assaltare l'area. Karlernas, controllo anche difettoso, e poi ci ha messo la punta Skombarkova anticipando tre giocatrici della Samp. Conta i passi la finlandese. Va in porta e calcia sulla traversa Erum, pallone che si è abbassato nell'ultima parte della sua traiettoria. Secondo legno colpito dalla Samp, sfortunatissima in questo avvio. Guardate come girava. Pallone intercettato da Tati, allora attenzione alla Samp che va al tiro con Benoit. Traiettoria però centrale che non impensierisce. Pisani. Qui si addormenta un po' la Samp, allora Baldi va dentro proprio da Skombarkova che si gira. Karlernas! 25 partite per Australia e Nuova Zelanda. Il calcio di punizione battuto a cercare il colpo di testa di Karlernas che va ancora una volta vicina alla porta. In partita. Schatzer, Sondergaard, tocco un po' pigro, riesce comunque però la Samp con Giordano a rimanere lì in zona pericolo. Ed è un gran sinistro che va a infilarsi nell'angolino, quello di Michela Giordano, di mezza lo svantaggio la Sampdoria. Ha messo così la firma Michela Giordano, ottima esecuzione, che brava a frenarla, poi però ci sono tante giocatrici della Samp, pallone che arriva a Tati, tocco ancora per Giordano che va alla conclusione senza impensierire, in questo caso Korenciova. Va lì davanti, occhio al pallone che finisce in area per De Rita. Si salva in qualche maniera il Como, incursione che era stata pericolosissima da parte di De Rita. Tati calcia, primo palo per Korenciova. Adesso la Sampdoria, specialista delle palle inattive, Battelani, che va in porta infatti. Pallone che però non è stato toccato da nessun'altra giocatrice e quindi vince il rimpallo con Sevenius. Poi è Kuschieri a far partire un cross interessante. Occhio al pallone messo giù da Tati, tentativo di conclusione, in questo caso